Ecco, la maggior parte delle persone arriva lì. Sai quanti che arrivano lì? Sono migliaia che meditano e arrivano lì, in questo spazio vuoto. A quel punto stai cercando chi sei. Quindi la tua attenzione, il tuo movimento interiore dovrebbe rivolgersi a chi sta testimoniando questo vuoto. Cioè, chi è che lo sta osservando? Chi è che lo sta sentendo? Ovvio che l'attenzione potrebbe tendere a concentrarsi su un falso io. Quindi tu con questa attenzione si concentra e dici: ah, sono io, però mi sento come separato da tutto. Quello non è il vero sé, non è il sé. Ma tu continua a cercare, continua a porre, appoggiare la tua attenzione verso la ricerca del vero te stesso. E vedrai che questo senso di io definito, illusorio, svanirà e tic, ed è come un'epifania, è un momento proprio dove porca vacca! Cioè, è come se non vuoi credere a te stesso, cioè è così facile che io sono io e non posso essere qualcos'altro, io sono io. Non sono il sé, non sono Dio, non sono l'assoluto, non sono l'amore, non sono neanche niente di tutte queste cose qua. Sono solo e semplicemente io. Ed è qualcosa che ti rende felice. Perché non c'è nulla di così vicino e autentico. E non sei il corpo, non sei un personaggio, non sei un'identità, non sei niente di tutto questo, sei semplicemente ciò che sei. E non c'è qualcos'altro che puoi aggiungere a questo, perché se tu dici io sono una persona felice, hai aggiunto una persona felice. Io sono la gioia, hai aggiunto la gioia. Ma la gioia è qualcosa che scaturisce dal sé, ma non è il sé. Allora a quel punto potresti dire che anche la gioia è il sé, ma prima devi conquistare il fatto che il sé non è nient'altro che se stesso. È la cosa più semplice che c'è. Tu sei il testimone di tutto ciò che sta succedendo. Sei triste? Chi sta testimoniando questa tristezza? Sei felice? Chi sta testimoniando questa felicità? Sei nel vuoto? Chi è che lo sta testimoniando? Stai morendo? Chi è che lo sta testimoniando? Sei nel dolore più che pensi che non ce la farai? È troppo forte? Allora, hai due scelte. Oh, vai dentro, cominci a consumare questo dolore vivendolo con tutto il tempo che necessita, e alle volte è necessario, è impossibile fare altro. Lo vivi, lo vivi, lo vivi, e a un certo punto la bolla si sgonfia. Si svuota. L'altra possibilità è quella di prendere coscienza di chi sta guardando questo dolore. Chi lo sta sentendo? Chi è che sta percependo la sofferenza? E colui che percepisce, cioè la coscienza che percepisce la sofferenza, non è la sofferenza. Il testimone è libero, totalmente libero da tutto questo. Ed è così grande e infinita questa libertà che include tutto, che è anche la sofferenza, a quel punto è anche la sofferenza, è la gioia, è tutte le cose.